CGC per i familiari delle vittime del 29 giugno, la società bianconera ha consegnato alle associazioni un assegno di oltre 4.000 euro raccolti nel corso di due eventi al Palabarzacchi. Nuovi sportelli contro l'usura, il progetto coordinato dalla Prefettura di Lucca si arricchisce con l'adesione dei comuni di Lucca e Porcari. Le vignette di Sesti all'asta per beneficenza, domani alle 18 sotto il loggiato di Palazzo Pretorio, l'asta delle opere di Alessandro Sesti, ricavato andrà ad Anfas e AISM. Lo sport, il calcio, sfuma il sogno della Berretti, la giovane lucchese di Mister Nicolai sconfitta dalla Versa Normanna nella semifinale nazionale di Salò. L'atletica Castiglione San Pellegrino ha fatto 13, si profila una gara di assoluto interesse, come sempre molto dura, quella organizzata dal gruppo podistico Parco Alpi Apuane. May e Rosair, i favoriti in campo maschile, Colzi e Meroni in quello femminile. Buonasera, bentrovati per questa nuova edizione del TG Noi. In primo piano l'assegno che questa mattina il CGC Viareggio ha consegnato alle associazioni che riuniscono i familiari delle vittime del 29 giugno a Viareggio. Ci spiega tutto Roy Lepore. Il CGC Viareggio ha voluto dimostrare vicinanza ai familiari delle 32 vittime della strage ferroviaria del 29 giugno 2009. Nella sede di Via Veneto è stato consegnato da parte del presidente Alessandro Palagi un assegno di 4.670 euro raccolti nel corso di due eventi che si sono disputati al Pala Barsacchi. Inoltre 2.120 euro sono stati consegnati sempre da parte del CGC ad un giocatore di hockey la cui figlia è malata. I rappresentanti dei comitati presenti, il Mondo Che Vorrei e l'Associazione 29 Giugno, hanno ringraziato il 100 giovani calciatori e i tifosi bianconeri e appena saranno in vendita gli abbonamenti acquisteranno il numero 32 in ricordo proprio delle 32 vittime. Dal 20 al 26 giugno inoltre a Villa Argentina ci sarà una mostra fotografica e affreschi di Gianfranco Maffei che ripercorre la strage di Viareggio dalla notte del 29 giugno alle varie udienze del processo in corso a Lucco di cui a gran voce si chiede giustizia e verità. Tragedia questa mattina sulla spiaggia di Torre del Lago, un anziano di 82 anni di San Vito, alle porte di Lucca, Otello Bertilacchi, è deceduto nella tarda mattinata nelle acque antistanti il bagno Croce Verde sulla marina di Torre del Lago. L'uomo faceva parte di una comitiva di anziani arrivati da Lucca, ospiti del bagno. Una volta arrivato in spiaggia ha deciso di entrare in acqua, ma una volta dentro ha accusato un malore fatale, inutili i soccorsi. E sempre a Torre del Lago, su ordine della Procura di Lucca, i carabinieri hanno arrestato un cittadino tunisino accusato di ripetuti maltrattamenti e violenze nei confronti della moglie. Ci spostiamo nella piana di Lucca, ad Altopascio, un blitz della Capitaneria di Porto e dell'ASL 2 all'interno di un ristorante situato nel comune di Altopascio. Numerose le contestazioni mosse all'esercizio commerciale, dal pessimo stato di conservazione degli alimenti in contenitori e a temperature non idonee, in alcuni casi i contenitori erano anche ricoperti di formiche, alla somministrazione di prodotti decongelati che venivano proposti ai clienti come freschi. L'attività del ristorante è stata sospesa e il gestore denunciato. E adesso parliamo dell'usura, un fenomeno che purtroppo con la crisi è cresciuto anche sul territorio della provincia di Lucca. Questo pomeriggio in prefettura la firma di un protocollo d'intesa. L'usura si può battere, ma è necessario investire sulla prevenzione, ascoltando e sostenendo gli imprenditori in difficoltà. Si basa su questi presupposti il progetto coordinato dalla Prefettura di Lucca per la creazione di nuovi sportelli per la prevenzione dell'usura e del sovraindebitamento. L'iniziativa, già avviata in fase sperimentale lo scorso anno, ha visto la costituzione di uno sportello presso i locali della Camera di Commercio di Lucca, in aggiunta ai centri di ascolto della Fondazione Toscana per la prevenzione dell'usura, operanti nei locali delle Misericordie di Lucca, Viareggio e Barga. I centri di ascolto rispondono alle esigenze segnalate soprattutto da piccole imprese, lavoratori autonomi, professionisti e privati.
Alla firma del rinnovo hanno aderito anche i comuni di Lucca e Porcari, che dunque si impegnano per l'attivazione di nuovi sportelli sul proprio territorio. Questo secondo me è un segnale molto importante ed è un modo corretto di veicolare alcune situazioni che spesso possono diventare devianti, quindi dei corretti consigli che possono essere dati attraverso la creazione di questi sportelli con delle modalità che sono indicate nel protocollo, secondo me garantiscono anche tutti coloro che in questo momento di congiuntura economica hanno bisogno di sapere a chi possono e a chi devono rivolgersi. Un ruolo fondamentale è rivestito dalla Fondazione per la Prevenzione dell'Usura grazie alle garanzie prestate sui finanziamenti e per i finanziamenti concessi alle imprese, contributo concreto al contrasto del fenomeno. A Lucca ignoti hanno manomesso 15 dispositivi dell'impianto di irrigazione al giardino degli Osservanti dietro San Francesco. Un gruppo di giovani, in questo caso invece colti sul fatto e già denunciati, hanno imbrattato le mura urbane con alcune scritte nella sortita di fronte al baluardo Santa Croce. E adesso vi facciamo vedere le immagini di un salvataggio molto particolare. I vigili del fuoco di Lucca hanno recuperato un cane rimasto bloccato sulla parete di una cava abbandonata a San Lorenzo a Vaccoli. L'animale questa mattina era con alcuni ragazzi che avevano deciso di fare un giro nella zona. Quando l'animale si è allontanato, i giovani si sono accorti che era rimasto fermo, forse a causa della paura, su un dirupo di una cava abbandonata. Il cane è rimasto fermo a metà della parete, alta circa 50 metri, in un piccolo spazio. La squadra dei vigili del fuoco, capito il problema, si è messa subito in azione e, sfruttando le tecniche speleo alpino e fluviali, hanno potuto improntare una manovra di calata e recupero dell'animale. Per fortuna il cane di nome Roli è stato docile in modo da agevolare il soccorso e dunque davvero un'avventura a lieto fine. Adesso parliamo di politica, andiamo a Viareggio, dove questa mattina c'era il vice segretario nazionale del PD, Lorenzo Guerini, a sostegno di Luca Poletti. Ultime battute per il ballottaggio in vista domenica a Viareggio tra Giorgio Del Ghingaro e Luca Poletti. A sostenere l'unico candidato del PD, come è stato ribadito in più di una circostanza in una conferenza stampa che si è svolta alla gelateria 22 in passeggiata, è arrivato il vice segretario del PD nazionale Lorenzo Guerini, che è fiducioso per questa seconda partita, come l'ha definita lui, che si giocherà domenica. Anche dalla sua voce arriva un messaggio per gli elettori viareggini. Il ballottaggio è una seconda partita, si parte da 0-0. Io credo che innanzitutto dobbiamo invitare gli elettori a recarsi alle urne, perché credo che la partecipazione sia il modo migliore per migliorare la qualità della vita amministrativa e politica di una città. E sappiamo che di poterlo fare, perché Luca può parlare a tutta la città, anche a chi al primo turno ha scelto candidati diversi e che può trovare in Luca le risposte alle domande che avevano consegnato quei candidati sui diversi terreni che compongono la vita della città, siano essi terreni della costruzione del futuro, della capacità di realizzare buoni servizi, di sovraintendere lo sviluppo economico, di dare risposte dal punto di vista occupazionale, di investire sulla cultura, di investire sulla sicurezza. Ecco, io credo che Luca e la squadra che lo accompagna in questo percorso possa essere una risposta buona a cui i cittadini possono guardare con fiducia. Luca Poletti, il candidato sindaco, è fiducioso di poter recuperare il distacco rispetto al primo turno con il suo rivale Giorgio Del Ghingaro. In queste settimane dalla prima elezione è stato fra la gente e ha capito che i viareggini vogliono un rinnovamento e lui si definisce tale. Adesso parliamo di un evento che si terrà domani pomeriggio nel centro storico di Lucca, un'asta benefica con delle opere molto particolari. I personaggi della politica e della cultura locale, le vicende sociali di costume, le piccole e grandi questioni di sempre verde attualità della lucchesia.
sono i soggetti delle tavole che Alessandro Sesti, vignettista della Nazione, ha messo a disposizione di Anfas Lucca e AISM per l'iniziativa di raccolta fondi Sesti all'asta. Le opere, esposte sotto i portici di Palazzo Pretorio, verranno aggiudicate al miglior offerente durante un'asta benefica che si terrà nello stesso loggiato venerdì 12 giugno alle ore 18. Difficile scegliere la più divertente, ma forse lo stesso Sesti può dirci qual è la più preziosa. Quella più preziosa direi che non è una, ma in questo caso direi che è un blocco di vignette, che è il blocco delle 12 vignette legate alla crisi. Mi sembrava la crisi economica, la crisi generale, mi sembrava quella che fosse più la proposta più interessante, più attuale anche. L'ho qui alle spalle e sono tutte incentrate su vari argomenti legati, ripeto, alla crisi. Quindi credo che sia più divertente e nello stesso tempo un aspetto che fa riflettere. L'asta di venerdì è aperta al pubblico, il battitore sarà Elio Antichi. Il ricavato andrà a sostegno dei progetti di Anfas Lucca dedicati alle persone con disabilità e a quelli di AISM per la lotta alla sclerosi multipla. E allora con questo appuntamento da non perdere chiudiamo la prima parte del TG Noi, una breve pausa e poi la linea, la pagina sportiva.